Dopo questa maratona di Covid, un po' prima io, poi lui, eccetera. Oggi è finita per me, fortunatamente. Per me finirà già la settimana. Siamo stati in Aghiaglia. Finalmente ci vediamo per portare avanti un po' di e ci abbiamo parecchia ciccia al fuoco. Per noi questo è il primo video della giornata, ma ne verranno altri quattro. Altri quattro e li faremo uno dietro l'altro. Comunque, bando alle ciance, spero che... Spero che vi siate divertiti, abbuffati, che abbiate comunque passato delle belle feste in famiglia, che ancora poi queste feste non sono finite, quindi a voi a mangiare ancora. Noi... Bentornati sul canale, molto rapidamente... Procediamo a vedere tutto quanto. Sì, perché oggi abbiamo da fare, tanto da fare, quindi video. Cominciamo subito con questo qui che viene da Show Zorro. Show Z. Show Z, il nostro adorato Show Z. Trovate il prodotto in descrizione, come sempre vi invito, se vi va, a supportare il canale lasciando qui dove vedete questa freccetta il codice Emiliano 74, è tutto gratis ovviamente. E andiamo subito a vedere. Questo primo pezzo è un four party, sì, quindi esatto. Un teo di un modello ben noto, famoso, ben noto e molto apprezzato, e ve lo andiamo a vedere subito, di questo robot della serie dei Brave. Esatto, è privo di scatola, ossia sì. C'è solo la brown box, ma non ha la scatola, ma abbiamo un bel polistirolo per tutti i nostalgici. Qui abbiamo un effetto speciale che va montato alla base di un colpo. L'avete riconosciuto, no? Eh sì, l'avete riconosciuto sicuramente. E qui abbiamo i componenti di questo splendido modello. Che tra l'altro immaginavo fosse più grande, invece tutto sommato siamo... In linea col Bandai. Sì, in linea con GX68 del Bandai. Ma a me sembra anche un pelino... Vediamo un po' il... Casimba. Buongiorno. Ti fa piacere tutto qua, eh? Poi abbiamo dei pannellini che si aprono. Stiamo in linea con il Bandai, cioè a meno che poi una volta trasformato non... Ma no, mi sembra soltanto leggermente rivisitato. Qui abbiamo dei cingoli che però sono fissi, in plastica rigida. Le trivelle sono fisse, metallo non c'è in queste gambe, eh? Mm-hmm. Beh, misto plastica e diecast, un po' come tutti i modelli che di questa casa che conosciamo. Qui abbiamo il piede di porco, qui la specie di scappello che viene utilizzato nell'anime per aprire gli avversari e tirare fuori il pilota, perché c'era tipo una connessione. Ma sembrava tutto stambaranda per tirare fuori il pilota. Sì, questa croppa, questa specie di piede di porco, perché lo avevo una scatoletta di tonno e lo carpiva via. Questo è molto... Il pilota alimentava... Ah beh, ok. Questo è molto bellino, eh? Fatto molto bene. Dettagliato... Beh, rispetto al Bandai è molto leggero, eh? Beh, allora, il mio giudizio tecnico sarà soltanto su questo modello, che in realtà a me sembra anche un po' più piccolo, perlomeno a livello di testa del Bandai. Sì, è più piccolo, eh. Ma non posso ovviamente fare il confronto con l'originale, perché l'originale non ce l'ho e non l'ho mai visto, e quindi... Beh, diciamo che il... Ok, no, adesso parlando del Bandai invece, il Bandai anche è un bel yokai, esatto, anche alto, sì, quindi sì. Non so questa casa quanto potesse farlo più alto rispetto a quello del Bandai. Perché pensavo che fosse leggermente più grande, invece no, mi sbaglio. Perché stiamo lì, Cioè, guardando il leone questo bianco, guardando i piedi, le gambe, qua stiamo lì, eh? Ma però vedi, allora, secondo me sono proprio diverse le proporzioni, perché il robot, quello di base, il leone, è forse un po' più alto, ma c'ha delle cose più piccole, come ad esempio la testa. Le gambe sono più piccole, l'aereo lì, lo stealth, è quasi uguale. Io in corpo sto quasi riesco a aprirlo.
Ma il treno è molto più grande. Il treno? Ecco, guarda. Questo? Del Bandai, dici? No, no, questo qua. Il Bandai è molto più piccolo del treno. Sì, 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 esatto. Vabbè, questo va a formare le spalle. Le spalle. C'è il taglierino là, eh? Ma non lo volevo tagliare, lo volevo scollare. Qua abbiamo comunque un sacco di option parts. Questa è tutta plastica. Anche adesso tutto è tutta plastica. C'è giusto il frame. Un po' di più di pugni di ricambio per il robot base. C'è giusto il frame interno che è metallico. Sì, allora, anche nel Bandai era in plastica, lo frame interno in metallo, è un frame interno robusto perché andava a comporre le scale. Qui non lo so. Sì, 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 sì. Accessories vari. Qui abbiamo un bel pugnale. Ma che ti dico, io non... Questo? Non lo so come si può usare. Quella che serve? Sarà per la basetta? Probabile. Pezzo di metallo questo, eh? Sì. Non capisco come... Ecco, è dura sta articolazione, eh? Molto dura. Vabbè. Qui c'è la testa del Geogreger. Ma mo questo l'avrebbe montato, ma non ci sono istruzioni ovviamente. Questo è. Questo mi sa che non lo vedete montato. No, no, no. Non credo perché. Non lo vedete montato perché. Perché poi tanto lo dovrei pure rismontare che non lo posso esporre. Esatto. Quindi qui faremo soltanto l'unboxing. Esatto, poi vedrete il video completo sul canale del contadino. Sì. Vabbè, ci vediamo fra un attimo che ve lo facciamo vedere i vari pezzi da vicino e ne diamo un giudizio tecnico. Ok. Eccoci qui, ecco una panoramica dei nostri pezzi, che comunque devo dire che esteticamente sono molto carini. Ora non posso dare un giudizio di differenza di qualità tra questo che io e il pezzo della casa originale da cui praticamente è copiato, perché non possiedo l'originale, possiedo solo il Bandai. Devo dire, a me personalmente, rispetto al Bandai, come qualità materiali e anche sciocchiura, sì, vabbè, sciocchiura si non conta perché è rivisitato, però a me personalmente è piaciuto più il Bandai. Questo mi sembra un po' leggerino, mi sembra un po' approssimativo anche nella realizzazione dei materiali e nei dettagli, però ripeto, forse è così solo perché è un Keio. Bisognerebbe vedere, esatto, l'originale. Sì. Ad esempio, che so, queste articolazioni con queste sbavature. Ma quelle probabilmente le sbavature sì, faranno parte di questo. Sbavature di fusione, che poi l'altra articolazione è anche in metallo, quindi è proprio una sbavatura nel metallo. Le plastiche così leggerine, flessibili, alcune particolarità, insomma, che fanno capire che è un po' una produzione a basso costo, tipo i vuoti sotto le unghie qui. Il Bandai non ce l'ha, non mi sembra che siano vuote le unghie qui sotto. Si vede proprio che questa è plastica, addirittura con i pallini della fusione, vedi? I pallini lì a centro. Magari, ecco, si vede pure a te. Sì, ok. Quei vuoti là, insomma, sono brutti. Li posso comunque accettare su un Keio perché parliamo di un discorso a basso prezzo. Se stanno anche nell'originale, allora sono contento di aver preso il Keio. Sì. Perché se allora un pezzo c'ha sti vuoti, insomma, non vale il prezzo. Ma io penso che lo stampo sia lo stesso. Secondo me anche l'altro è fatto così. Poi forse qua sotto sti vuoti qui. Ecco, cambierà la qualità della plastica, il modo in cui è stata presso fusa, ma gli stampi sono quelli, secondo me. Sì, generalmente sono quelli gli stampi, non credo.
Comunque, per quanto riguarda... Spesso io sono fatti proprio dalla stessa ditta che ha fatto l'originale, nel senso... I componenti, allora, abbiamo i carri armati, quelli che poi vanno a formare le gambe, qui devo dire che i dettagli ci sono e mi piacciono anche, tipo i cingoli qui gommati, questa sembrerebbe... È plastica dura. È plastica dura, sì, no, sembrava più gomma, comunque... Non sono movibili, sono semplicemente scolpiti, però sono fatti bene. E la linea delle anche gambe... Anche le sono fisse. Ah no, non lo vado. La linea delle gambe non mi dispiace. Per esempio ricordo il Bandai era più un pannellature lisce... Vabbè, non meno... il cartone, non era rivisitato. Questo è rivisitato, quindi sì. È più... Più pannellizzato, più dettagliato, più moderno, diciamo. Questo è il treno che dobbiamo toglierci una curiosità, forse qualcuno di voi che possiede l'originale lo saprà, perché abbiamo visto che questo nella realtà, nell'anime, si infila praticamente attraverso il busto e va a formare le spalle poi del Gao Gaigar. Ma lì non c'è una sede che permette lì l'inserimento di questo treno. A meno che, ripeto, non vada trasformato in un certo modo, ma penso più che questo treno si debba dividere e attaccare una parte da una parte e una dall'altra. Però non voglio dare per certa questa mia supposizione. Quindi... E per il resto abbiamo qui la... Ah, un'altra cosa che non so se è un difetto del che io... Sì, ma probabilmente questi, sì. Questi ball joint, cioè se sono caduti tipo tre volte... Sì, no, questa è roba da che io... Cascano la tripolazione perché la sede non è molto precisa. Contati, questa è roba da che io... Questa è roba da che io, contadino, poi gli do ragione qua, perché insomma, dai, sì. Qui tocca dargli ragione, contadino... Questa è roba da che io. Questo è lo stealth là, com'è che si chiama? Sì. Nella realtà quello dovrebbe essere un F-117 o qualcosa del genere. Vabbè, comunque carino, ben pannellizzato. Il B-02. Uno dei due. Questo va a formare la parte delle ali del Gao Gaigar e la testa del Gao Gaigar. Che questo stilt quando è stato testato per la prima volta ha dato vita a un sacco di avvistamenti UFO. Sì, eh? Sì, perché poi dopo c'è una forma strana che la gente lo vedeva nel cielo muoversi poi e sembrava come se fossero delle scale nere, se tu lo vedi del profilo, no? È fatto così, delle scale nere nel cielo che poi sparivano all'improvviso perché quando questo virava tu non lo vedevi più, è talmente sottile che spariva, non lo vedevi sì. più. Quindi ha dato un nuovo sacco di avvistamenti ufologici quando nessuno era abituato a vedere aerei fatti così. Vabbè. Comunque questi dettagli qui di questa specie di telecamere, cannoni, non so, sono molto carini questi. Sì, sì, no, ma i dettagli ci sono alla fine, dai, non... Vabbè, sarebbe bello averlo trasformato, lo vedremo in un video dedicato, e quindi per ora ci accontentiamo soltanto dell'unboxing. È carino, il rapporto qualità alla fine è proporzionato col prezzo. Sì, sì, quindi, costa abbastanza poco. Quanto sta sui $130. $130, saranno sui €120 circa, quindi ci sta, insomma, sì, dai. Sì. Non c'è la scatola, però comunque... Il pezzo non è malvagio. Poi magari quando ci avrai tempo che lo trasformi, sono curioso anche di giudizio migliore perché di vederlo. Non sarei magari anche a confrontarlo quantomeno col Bandai. Sì. Beh, perché Bandai sembrerebbe più piccolo questo, ma anche una volta finito. Maneggiandolo al momento col Bandai perde. Ma non è che è stato sottodimensionato, no? Non lo so, bisognerebbe vedere... Rispetto all'originale, Non lo so, bisogna perché chiedere a chi ce l'ha. Mi sembra troppo piccolo a me. Chiederò ad Andrea che ce l'ha. Oh, queste sono le gambe, Sì. Che, se non sbaglio, arrivano fino a qua, perché sì. Questa è la cornice che poi sbatte... A me sembra che abbia più o meno le stesse dimensioni per cui... del Bandai, però essendo più snello perché eccolo, è rivisitato, sembra più piccolo. Eccola l'altezza, Qualche altro centimetro lo acquista con questa parte qua, ma stiamo lì, insomma.
Vabbè, ragazzi, questo era l'unboxing del Go Gaigar. Questa che è l'arma? L'arma. Questo è il piede di porco per aprire come la scatoletta di tonno i nemici e tirare fuori il Il pilota pilota. Ah, ok, che ho con la sua sbagliato energia prima. psichica faceva muovere, quindi praticamente togli l'energia. Cioè, Me lo apri, coglioni. lo tiri fuori e Hai vinci. capito? Dai, che puzza da culo sto Va caffè. Vabbè, bene dai, ci ragazzi, vediamo alla al prossimo prossima. video. Bye bye. Ciao.